Ciao ragazzi, un saluto da Luca Mastrangelo. Allora, video di oggi per parlare di piccole notizie che alla fine fanno sempre bene all'umore in questo calciomercato dove veramente sta succedendo poco o nulla. Io mi aspetto che qualche bottarella ci possa essere nella seconda metà di agosto, quando i prezzi calano, che tanto non c'è un soldo nessuno. Stamattina leggevo che la Juventus si è fatta fregare Todibo, quindi anche la Juventus fa fatica a fare i suoi colpi, deve piazzare i suoi esuberi. Prima notizia che mi dà un po' di gioia, mi dà un po' di gioia. Ah, ragazzi, vi lascio nel primo commento il link per il canale WhatsApp. Grazie a tutti quelli che ieri sono entrati nel canale WhatsApp. WhatsApp ce l'avete tutti, quindi non avete bisogno di scaricarlo, no? Quando magari vi dico ci vediamo su Telegram, c'è chi non ce l'ha, lo deve scaricare. WhatsApp installato nel telefono ce l'avete tutti. Ci vediamo su WhatsApp, cliccate nel link nel primo commento perché dal 17 agosto ci saranno delle novità anche lì, è gratis e quindi cliccate, ci vediamo anche lì. Primo approccio verso la normalità oggi perché comincia, voi direte, vabbè, per me è già un passo verso la normalità. Oggi comincia la Coppa Italia che, a dire la verità, è già cominciata con alcune partite, il Cesena che ha passato il turno col Padova, ho visto qualcosina. Oggi però diciamo che c'è la prima sbambordata di partite con squadre di Serie A impegnate anche in Coppa Italia, quindi già è un piccolo passo verso il profumo del calcio nostrano. Poi c'è tanta gente che adesso guarda le Olimpiadi, io non sono appassionato di Olimpiadi, perdonatemi, quindi oggi per me questo assaggio di calcio italiano tra oggi e domani con squadre di Serie A, anche il Napoli giocherà tra, mi ricordo se oggi o domani, ma giocherà col Modena, quindi è un assaggio di calcio nostrano. Poi dalla prossima settimana si comincia con la Serie A e finalmente, perché non ne potevo più. Quali sono queste notizie buone che stanno arrivando? Innanzitutto dall'infermeria, pare che Taremi e Arnautovic stiano migliorando e possano essere a disposizione per il Genoa. Quindi questa mini emergenza dell'attacco potrebbe anche portare a un tutti disponibili col Genoa, ovvero Lautaro, Thuram, Taremi, Arnautovic e Correa, tutti disponibili. L'unico problema però, ragazzi, non montiamoci la testa, perché la domanda è: come saranno questi qua? Saranno in forma? Ovviamente saranno tutti disponibili, ma in forma secondo me non ce ne sarà uno, ci sarà bisogno di alternarli durante la partita. Inzaghi ci ha abituato anche quando erano in forma delle volte a cambiare tutte e due le punte durante la partita, tipo a partire con due punte e poi magari a metà del secondo tempo cambiarle tutte e due. Quindi secondo me ci sarà bisogno di tutti contro il Genoa, perché Lautaro, ragazzi, è arrivato da una settimana. È vero che non si è fermato, che ha giocato la Coppa America, però mi riesce difficile pensare che sia già in forma. Stesso dicasi per Thuram, che ha fatto la metà della preparazione. Stesso dicasi per Taremi, che ha fatto la prima metà della preparazione e poi adesso è fermo da 15 giorni, e Arnautovic, che è arrivato da 10 giorni, tre li ha fatti con la febbre e l'altri con l'elongazione. Quindi se da martedì torna in gruppo, tornerà in gruppo 4 giorni prima di Genoa-Inter, faccio fatica a pensare che quell'armadio di Arnautovic, che non corre quando è in forma, possa essere in forma per il Genoa. Però già il fatto che c'è qualcuno da mettere là davanti, insomma, quando è la fine, fa ben sperare. L'altra bella notizia di oggi, che voi direte, è però, ricordate che il Sassuolo, dopo Sassuolo-Inter, che avevamo già vinto il campionato e tutto, nel video post-partita io dissi: Carnevali, ci devi un favore, perché l'Inter col Sassuolo perse 1-0, no? Tra... Oddio, l'Inter ha venduto la partita. Era scandaloso. Cioè, noi avevamo ridotto la gente a pensare che se l'Inter perdeva una partita l'aveva venduta, perché altrimenti nessuno poteva pensare che l'Inter potesse perdere una partita. Pensate come li avevamo ridotti. E allora io, scherzandoci sopra, dissi: caro Carnevali, ci devi un favore.
Un favorino ce l'ha fatto, un favorino ce l'ha fatto, perché il buon Radu, che è ancora dell'Inter e si allena con l'Inter, il buon Radu sta viaggiando verso Sassuolo, pare a titolo definitivo. Quindi sembra proprio che, cioè, se lo pigliano a titolo definitivo è tanta roba, eh? Non il solito prestito che poi il prossimo anno torna. Quando andiamo in ritiro al 1º luglio, bussa ai cancelli della Pinetina, entra, gli diamo il kit, si allena 15-20 giorni aspettando un'altra squadra. Se Carnevali se lo prende a titolo definitivo, ci fa un grande favore. Ci fa un grande favore. Quindi ci potremmo liberare di Radu. Ma ve lo ricordate, ragazzi, a Bologna? Io ogni volta che penso a quel ragazzo. Purtroppo quella cappella lì gli ha rovinato la carriera, perché magari non è neanche così scarso, eh? Cioè non è neanche così scarso. Poi noi ogni anno lo diamo in prestito, se chi lo prende in prestito non se lo tiene, figlio mio, fatti una domanda, datti una risposta, tutto sto fenomeno non sarai. Tutto sto fenomeno non sarai. Però io non pensavo neanche che fosse così scarso. Da noi ha fatto quella cappella clamorosa, clamorosa. Che forse non abbiamo perso lo scudetto con quella cappella, però la partita stava 1-1, mancavano ancora quanto una decina di minuti, 10-15 minuti, magari potevamo anche ribaltarla, però con i se o con i ma la storia non si fa, e fatto sta che Radu è l'idolo dei milanisti e noi non lo possiamo vedere. L'avevamo dato in prestito, se vi ricordate, anche alla Cremonese, dove fece una cappella clamorosa a Firenze, quello spiovente che poi andò dentro lui con tutto il pallone in porta. Purtroppo, nonostante il suo procuratore Damiani lo dipinga sempre ogni volta che c'è un periodo di mercato, come oh no, perché Radu. Cioè, vi ricordate quando Damiani voleva che giocasse al posto di Handanovic? Che Handanovic, per carità, era sul finire della carriera, sappiamo tutti che Handanovic, secondo me, è stato un portiere fenomenale. Gli ultimi 2 anni all'Inter, diciamo che si ironizzava molto sulla parata laser, si vedeva che non era più lui, però quando Handanovic era Handanovic, tanta roba. E io mi ricordo che già ai tempi Oscar Damiani, vedendo che Handanovic non era più Handanovic, proponeva al suo assistito per fargli fare il titolare, no? Perché lui merita qui, là, su, giù. Ma se ogni anno cambia squadra e torna indietro, ogni anno che come un paio di scarpe che non vanno bene e torna sempre indietro, torno. Quindi almeno le notizie positive di oggi sono: A, si risente profumo di calcio nostrano e torna la Coppa Italia. B, Taremi sta meglio, forse c'è col Genoa. C, Arnautovic sta meglio, non ho tanta fiducia, però per far numero vado avanti, serve anche lui. E di, abbiamo piazzato Radu. Ragazzi, accontentiamoci delle piccole cose. Quando non c'è da esultare per le grandi cose, accontentiamoci delle piccole cose, ok? Mi raccomando, vi lascio il link del canale WhatsApp nel primo commento. Cliccateci sopra, venite, è gratis, WhatsApp nel vostro telefono, ce l'avete installato tutti, quindi niente scuse, dal 17 novità, iscrivetevi al canale YouTube, clic 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 clic, seguitemi su Instagram, clic 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 clic, like alla pagina Facebook, clic 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 clic, e poi, come dico sempre, fate quel cazzo che vi pare. Ciao!